grazie a Claudio Lippi, grazie. Devo dire comunque Mark Van Bommel è un ottimo italiano. Andiamo da Mauro Schumacher con Pippo Inzaghi. Mauro, eccoci qui. Pippo, buonasera. Ciao, buonasera. Abbiamo aspettato un secondo perché Van Bommel già ha fatto la prima intervista in italiano da quando è qua. Pippo, io vorrei ripartire un attimo con te da Piazza Duomo. Potevano essere 100.000 quei tifosi? Sì, penso di sì, è stato veramente... Io speravo facessimo il giro col pullman perché è una delle cose più emozionanti. Il coro più cantato, Yo-Yoi, non perché sei qui. No. Ho fatto una sorta di statistica, il coro più cantato, Yo-Yoi. Ma perché io sono infortunato. I tifosi del Milan nei momenti particolari sono unici. Insomma, poi anche quando insomma, i miei compagni, il primo coro che hanno fatto col megafono, me l'hanno dedicato. Insomma, sono belle cose che ripagano dei tanti sacrifici, dell'affetto che tutti mi tributano e queste sono emozioni da Milan, insomma, e per quello spero di poter chiudere qui questa carriera. Insomma, stasera sono rientrato, devo giocare pochi minuti, il mister e i miei compagni mi hanno regalato questo momento che forse purtroppo sono dovuto andare in tribuna gente che ha dato sicuramente più di me quest'anno, però insomma li ringrazio, avevo fatto solo l'allamento di ieri, mi hanno fatto un grande favore, sono felice, insomma sono belli attestati di stima questi. Il calcio è incredibile, io ricordo esattamente il tuo riscaldamento prima di entrare in campo nel secondo tempo Milan-Torino dopo l'infortunio con il Chievo nel 2002. E stasera c'era 9 anni dopo lo stesso stadio, dopo un infortunio tuo, lo stesso riscaldamento e lo stesso cuore, anzi di più, nel chiamarti in campo. È incredibile, 9 anni dopo. Beh sì, perché insomma la gente probabilmente sa quello che ho dato e soprattutto come tengo al mio lavoro, penso sia questo, perché tanti giocatori al Milan hanno dato tantissimo, però quello che si respira, veramente che respiro nei miei confronti è qualcosa che a volte mi mette fino in difficoltà. Per cui insomma sono felice, mi nutro di questo e... Oggi sono rientrato, dovrò adesso fare dei passi in avanti e spero di essere pronto per il ritiro, che è il mio obiettivo in questi mesi. Dovrò lavorare perché insomma, voglio ritornare all'Inzaghi del Real Madrid di quella sera. Adesso sono molto lontano, però piano piano insomma, passeranno le paure e tutto quello che ci può essere dietro un infortunio così difficile. Ho visto un bel piede, 2 tocchi di prima stasera. Senti, ti sei fatto male la sera in cui siamo andati in testa. Milan-Palermo, tu ti fai male e noi andiamo in testa. E rimaniamo in testa, anche per te, è un segno, è stato un segno, anche questo tu non avresti fatto chiaramente a meno, però nella grande disgrazia per noi è nato un germoglio importante. Sì, molto, molto, però il rammarico più grosso perché so che era una stagione dove si poteva ottenere qualcosa di importante come poi è stato e stavo molto bene, per cui insomma, mi sarei divertito, sono arrivati tanti giocatori nuovi, insomma, da Ibrahimovic a Cassano, Robinho, Pato che c'era già, insomma sarebbe stato un piacere, mi sarei divertito molto a giocare con questi. Pippo, fratello, la società, fratello, signor Galliani, non può essere un problema guardarsi negli occhi la prossima settimana, no? No, io insomma, tutti sanno che il mio non è un discorso economico, è chiaro che io spero di risentirmi importante, se sarà così resterò qui perché io non vedo altre strade o alternative, ascolterò, insomma non abbiamo mai fatto un problema economico, insomma so l'età, so l'infortunio che ho avuto, però vedo quello che c'è nei miei confronti. Non vedo alternative, onestamente. Vediamo cosa. È stata una bella festa per voi. Cioè, pensate che il Milan per voi vi abbia fatto la società una bella festa? E i tifosi? Sì, ma lo sapevamo, insomma, c'era grande entusiasmo. Siamo molto felici. Insomma, adesso questi giorni ce li godiamo questa sera oggi in Piazza Duomo. Insomma, vedevo negli occhi di quelli che magari era la prima volta, erano entusiasti, rimanevano senza parole. Noi che conosciamo il Milan e i tifosi del Milan sappiamo che queste sere sono uniche, ecco. Grazie Pippo. Ciao, un saluto. Ciao. Grazie Pippo. A te.